Benvenuto Bruno Vespa. Grazie. Sono molto contenta di averla qui a Tagadà. Eccolo qua, ci eravamo tanto amati, amore, politica, riti e miti, una storia del costume italiano. Una storia che è passata dal 96 ad oggi e anche spesso dal suo salotto, no? Beh sì, di fatto sì. Infatti, un bel po'. Direi che quella della Seconda Repubblica ci è passata tutta. Voglio tornare al servizio perché di Renzi lei scrive: sarà pure un toscano pieno di sé, ma una bella scossa all'Italia l'ha data, piaccia o non piaccia. Beh, in effetti lui è sia per carattere sia perché ha un governo con una maggioranza direi molto forte. È vero che al Senato ha avuto bisogno di qualche aiutino, ma insomma all'interno del suo partito lo ha un controllo molto, molto forte la situazione, cosa che prima non era. Quindi è la persona, è sicuramente il Presidente del Consiglio che ha avuto e che ha più potere in Italia, insomma, nella dal 1945 ad oggi, 64 governi, 28 Presidenti del Consiglio. Lei dedica nel libro anche un capitolo alla Sala Gialla, l'anticamera di Palazzo Chigi, no? È un capitolo, è una ed è insomma una parte del racconto. E c'è lì, diciamo, il luogo che è un simbolo, ma che è anche l'occasione per una riflessione, no? Su come è cambiata poi la politica. Ma sì, perché quello è un salotto che è stato poi ristrutturato da Berlusconi e poi gli altri l'hanno lasciato così. Insomma, io dico che su 28 Presidenti del Consiglio ne ho conosciuti 22. Sì. Insomma, mancano quelli di quando ero. È troppo giovane, diciamo. Per 4 anni era difficile. Mentre aspettavo che Renzi, come per il libro ci vediamo sempre all'alba praticamente, insomma, è stato qualche minuto insomma, di attesa che lui venisse di sistemarsi, anzi la cravatta se l'è sistemata davanti a me poi alla fine. E ripensavo a quanta Italia è passata là dentro, insomma. Ma anche a come sono cambiati i presidenti del Consiglio, perché prima sentivamo nel servizio alle Eduati, no? Questa cosa dell'SMS con cui posso confermare o non confermare l'appuntamento, cosa di chiamare all'ultimo momento per dire vengo in trasmissione, che era abbastanza inconcepibile, no? Cioè c'è un prima e un dopo Renzi. Sì, impensabile perché intanto lo stesso Berlusconi in televisione è venuto soltanto in campagna elettorale, solo nelle campagne elettorali. Incredibilmente lui non ama stare in televisione. Invece Renzi ama stare in televisione? Intanto la televisione è il mezzo che usano i politici, è difficile andare in televisione per autocompiacimento, insomma non succede. Renzi ha puntato moltissimo sulla televisione per la sua comunicazione, siccome è un bravo comunicatore, questo glielo riconosce anche Berlusconi la usa, e siccome Renzi non lo rifiuta nessuno, comunque la pensi, anche le trasmissioni che sostengono di essere molto contro tutto, eccetera, appena arriva Renzi. Benvenuto, diciamo. Ma certo. La metafora del marmo da togliere me la racconta? Il marmo? Il marmo da togliere. Ah, sì, il marmo da togliere, perché parlava di Michelangelo, e diceva che il Mosè forse, non mi ricordo se era il Davide, perché Davide di Michelangelo. Era il Davide, dice il Davide c'era già, bisognava soltanto togliere il marmo superfluo. Chiedevo a Renzi quanto marmo c'è da togliere all'Italia, insomma, e c'è ancora tanto. Quindi tanto lavoro di scalpello. C'è ancora tanto. Però poi uno rischia con lo scalpello di farsi male. Può succedere, può farsi male un dito, non c'è dubbio, darsi una scalpellata del tutto sbagliato. Può farsi dei danni fare dei danni, chi lo sa? Da lunedì capiremo tutto meglio. Secondo me sì. La politica di oggi, la politica di ieri, la differenza sta nella sostanza o è solo una questione di forma? Cioè, lo dirò meglio, Napolitano ancora stamattina leggevamo, no, le sue dichiarazioni, e dice che alla politica non basta un click, che è necessaria la professionalità, abbiamo perso la professionalità. Beh sì, lui difende quella che volgarmente, secondo me, viene chiamata la casta. Cioè, questo è singolare, quando io dico che se siamo un pochino fermi la colpa non è dei politici, poi mi saltano tutti addosso, ma i politici li abbiamo chiamati noi, quelli siamo noi, non è che c'è una casta che sta nascosta sotto il cavolo e poi prende il potere, cioè, li eleggiamo noi, sono persone spesso venute, alcuni politici di professione in qualche modo, altri venute alla cosiddetta società civile, ma li abbiamo eletti noi. Quindi non possiamo poi prenderci con loro, a meno che noi riteniamo che tutti, di tutti i partiti, appena vanno oltre quella soglia, diventano cattivi, egoisti, ladri, corruzione.
problema è che è difficile riformare l'Italia. Questo è il punto centrale, perché gli italiani vogliono sempre che la riforma venga fatta a casa del vicino, ma è nella propria. E nel libro si parla che non è un libro politico, al di là di quello che possono pensare i tentatori. No, ma infatti ci arrivo, ci sono politica, dentro tante cose. Ma c'è un capitolo solo di politica. Dal costume al sesso, alla cucina, c'è veramente esattamente, tanto. Ma noi stiamo pagando degli errori fatti per compiacere, gli errori fatti da politici per compiacere la società. Gli errori fatti negli anni 70 per dare degli aumenti di stipendio largamente superiori all'inflazione, degli errori fatti per mandare in pensione le persone a 30 anni, una signora a 29. E quindi magari io mi prendo il privilegio e poi alzo il ditino e certo, dico però certo, è politico, non è, che è detto, corrotto, no, è cattivo. Che vergogna le pensioni baby. Non me la dare dopo, la certo, pensione, la, no. La pensione baby, prima no, me la dammela, prendo. Esattamente, poi se non me la date dico che vergogna. Il libro è anche un'occasione in fondo per guardare al passato e capire dove abbiamo fatto bene, no? Abbiamo fatto bene e guardare con ottimismo in avanti. La ricostruzione, insomma, è stata fantastica. La ricostruzione degli anni 60, il miracolo economico che io racconto proprio in prima linea, perché ero ragazzino e quindi l'emozione del televisore che arrivava, di Mai Buongiorno che si poteva vedere a casa, le sorelle Kessler, tutte queste cose, che era un mondo fatato, insomma, il primo frigorifero, cambia la vita, la lavapanni, la lavatrice, ha cambiato la vita delle donne. Io me lo ricordo i panni lavati nostro... a mano o i panni certo, lavati fa una bella differenza accidenti, diciamo insomma, oggi, no? Non, oggi ci pare la 600 regolare. Che abbiamo visto anche nel servizio no? Ha dato finalmente ha consentito si pagava a rate si pagava con comodo però tutti avevano la possibilità di cambiare il loro stato insomma. È stato il nostro carattere a tradirci il fatto che siamo geniali in solitudine impacciati in due un disastro in tre o più sì, è vero. Ha trovato la risposta alla domanda è stato il no, nostro no è un carattere. Fatto caratteriale purtroppo è carattere noi siamo i più bravi secondo me noi siamo forse anche più intelligenti. L'Europa e siamo anche più geniali, è soltanto però che non sappiamo organizzarci. C'è una frase che mi ha molto colpito, industriale tessile, dai lo stesso filo a quattro italiani e ti faranno quattro tessuti diversi, lo dai a quattro tedeschi e ti faranno lo stesso tessuto, però loro vanno avanti e noi no. E noi perché? No. Colpa nostra. E non è della politica, evidentemente, è nostra. Domanda per chiudere, no, ovviamente, che cosa voterà per il referendum? Neanche morto, ma invece, che idea si è fatto della campagna elettorale? Aberrante, come dice Napolitano, rispetto a quella americana, voglio dire, sono stati pieni di carezze, insomma, di carezze. È stata molto forte, molto, troppo forte. Troppo era forte. Inevitabile? Dato il referendum, data la figura di Renzi. Non lo so, se era inevitabile, non lo so. Certo che un cronista registra quello che è successo e si è un po' esagerato, si è molto drammatizzato questo voto. È vero che certamente da lunedì comunque vadano le cose cambiano, cose cambiano. Passo di sincerità, cioè per esempio, semplifico. Prodi dice sì, ma lo soffre moltissimo. Berlusconi dice no, ma sembra tanto che voglia dire sì. Tasso di sincerità di questa campagna? Ognuno tirava l'acqua al suo mulino. No. Non ce la possiamo fare. No. Va bene. Bene, ci eravamo tanto amati. Grazie. Amore, politica, riti e miti, una storia del costume italiano. Siamo riusciti italiano, a non parlare di amore, ma ci sono due capitoli sulla rivoluzione sessuale femminile imperdibili. Sì, Grazie.